Non si vedeva da tempo così tanta gente nel centro storico di Isernia per la processione di Sant'Antonio. Dopo lo stop dovuto alla pandemia, sono ritornati festeggiamenti che, da sempre, uniscono fede e tradizione in uno degli eventi più sentiti nel capoluogo pentro. Dopo la celebrazione della messa nell'antica chiesa di San Francesco, gli isernini si sono riuniti in piazza Marconi per la distribuzione del tradizionale pane benedetto. Poi il corteo di fedeli ha sfilato lungo le strade principali della città, dietro alla statua di Sant'Antonio, e come ogni anno, durante la processione sono stati i cavalli bardati a fare da protagonisti, una tradizione che appartiene alla comunità Rom di Isernia. Siamo qua a portare i cavalli dietro al nostro Sant'Antonio, che sono secoli che andiamo dietro a questa bellissima processione. Dopo il Covid, graziando il Sant'Antonio, veramente dopo 2 anni di pandemia siamo riusciti un'altra volta a portare i cavalli dietro alla nostra processione. È la nostra tradizione, è il nostro santo. Siamo devoti a Sant'Antonio ed evviva Sant'Antonio! Nei vicoli del centro storico sono stati inoltre creati appositi altarini con drappi e decorazioni a tema. Anche le strade sono state coperte di fiori per testimoniare l'atmosfera di fede e devozione nei confronti del santo dei poveri e degli affamati.